Questo alle mie spalle è il posto incriminato, dove dicono si cucini e si possa mangiare ottima roba romana, la roba romana, quella che a Roma chiamiamo roba romana, matriciana, carbona, tutta questa roba qui. Sta tutta qua dentro. Adesso andiamo a vedere se è veramente così oppure no. Andiamo, va. Antichi sapori da Leo, quindi questo ovviamente è Leo, che adesso ci spiegherà la storia di questo posto, quando nasce, come cresce. Allora, io ho avuto la brillante idea di mettere in condizione il cliente di non fare dei sacrifici per andare a mangiare in un ristorante come tanti ce ne sono. E che vuol dire? Innanzitutto tengo a precisare che questo non è un ristorante, io non sono un ristoratore. Questi sono locali di ripiego. Per chi non può permettersi di spendere tanto per diventare un habitué del locale, dice andiamo da Leo, spendiamo 10, 12, 15 euro accessibile. E poi io non sono un ristoratore, io faccio da mangiare. I ristoratori sono professionisti, ma non nell'etica del cibo, perché senza peccare di presunzione posso superare più di qualche ristoratore come cibo e come qualità. Come etica professionale, come accoglienza, come allestimento dei locali e quant'altro. Spieghiamo il quant'altro. E quant'altro? Niente, che ormai queste ecco, chiamiamole come sono nati nel tempo, queste bettole nascono così e così devono morire. Qualcuno che ha avuto la fortuna, perché trovare un posto del genere, bisogna essere sempre fortunati. Dopo 5-6 mesi, un anno, l'ha tutto ristrutturato, tovaglie di stoffa, tovagliolino, candela. No, questo è un posto che deve rimanere così. Il cliente che viene deve stare a casa sua, con un tavolo attaccato a un altro che può sembrare una cosa anormale che uno mangia a fianco all'altro, ma sapessi quanti fidanzamenti, quanti matrimoni hanno combinato in questo locale, con questi locali attaccati uno sull'altro. Quindi lo sconsigliamo a chi Lo non cerca, sconsiglio. a chi non cerca moglie, lo sconsigliamo. Bravo. E lo sconsiglio pure a chi vuole fare lo snob, non è il locale suo, mi spiace. Quindi il locale nasce in questo modo, cresce, E diciamo, e va avanti per quanti anni ormai? da 28 anni. Vorrei precisare una cosa, senza offendere nessuna categoria, nessun ristoratore. Che adesso è difficile trovare, quasi inesistente, non difficile, trovare una pasta e fagioli, una pasta e ceci, una trippa, un fegato alla veneta, una pasta e lenticchie. Ormai nei ristoranti, ripeto, senza offendere nessuno, ti siedi, tagliata di manzo, filetto, pesce alla griglia, prosciutto, ma quelle sono cose che uno può fare a casa. Se a uno piace la trippa, ma la moglie può mettersi a cucinare una trippa solo per il marito, no? E allora a questo punto va da Leo. A prezzi competitivi. Ripeto, adesso una famiglia, il figlio si permette di dire al genitore: papà, andiamo a cena. Papà se lo guarda e dice: a cena significa pagare 160, 140, 150 euro in quattro, no? Qui ci mangi una settimana. C'è Leo, ci mangi una settimana. Ripeto, poi un'altra cosa tengo a precisare, che questo lavoro non è un lavoro di abbigliamento, che la gente entra, compra un jeans e va via, per cui che succede? Ha guadagnato in un solo elemento sul jeans. Se vuoi fare la persona onesta, corretta, vuoi tirare a campare, questo è un lavoro che come si siede il cliente, le porto l'acqua, c'è un piccolo guadagno, le porto la bruschetta, c'è un piccolo guadagno, le porto il primo e il secondo, tanti guadagni messi assieme che formano il lavoro, la continuità del lavoro, che è una cosa che manca nel 2018. Quindi con questo gesto di Leo ci dà appuntamento a tra poco con qualche video anche sulle pietanze che usciranno dalla cucina, che insomma Si l'abbiamo vede vista da un qualcuna. bel film, signor cronista. Lei fa il suo lavoro, intervista la gente, ma io ho un bel film, per cui questo quando succede la prossima intervista? No, da breve, a breve. Benissimo, mi sta bene, a dopo. Poi c'è scritto che il menù comprende bruschetta, prima scelta, secondo, terzo, quarto, quinto, amaro, grappa, acqua, vino, frutta.
non so che cosa più, insomma, io non... Ma come si fa a mangiare tutta sta roba? Cioè, io adesso lo chiederei quasi a Leo, perché è veramente incredibile un menù che comprende tutta questa roba qui. Tra l'altro vedo che anche tu, Ettore, ti vedo un pochino appesantito. Credo che tu abbia gradito anche la pasta che abbiamo visto prima anche nel video che è passato poco fa. Andiamo a chiedere a Leo se è tutto vero, secondo me non è vero niente. Andiamo un attimino a chiedere a Leo, perché secondo me non è possibile, veramente c'è di tutto e di più. A poco prezzo, e comprende l'antipasto, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, e riaccompagni pure a casa i clienti dopo cena. Sì, è solo che in questo momento si è rotta la navetta, ce l'ho dal meccanico, ma appena pronto li accompagno volentieri. Quindi anche la navetta per tornare a casa? È compreso nel prezzo. Senti, sì, compreso nel prezzo anche i giochi di prestigio di Leo, ma è vero? Sì, certamente. Allora facciamo vedere un gioco di prestigio subito, perché è prontissimo il mago Telma di Via Aurelia. Oh, ne faccio uno che l'ho costruito io. Niente meno mi ha reso famoso, sapete dove? Dove? Abruzzo e Molise? No, al condominio di casa, oltre non sono andato. Posso? Leo, veramente, Leo, poliedrico, Leo, aspetta un attimo. Tre palline qua. Non è il solito gioco delle tre carte, delle tre palline. Noi andiamo a mettere una pallina qua, che i bicchieri sono completamente, non sono rotti. Poi li copriamo con questo, con quest'altro, e voilà, e la pallina sta sempre qua. Al momento che tu mi dici di far passare la pallina giù, quando vuoi. Vedi? Entro stasera mi devi dire, quando vuoi, mi devi dare tu l'ok. Adesso. E voilà, è uno. Ne mettiamo un'altra, sempre allo stesso modo, la pallina sta qua. Io ho le maniche alzate, il trucco dove sta nelle dita, nel palmo della mano, quando vuoi, la vede? La vede? Quando vuoi mi dai l'ok. Vai! Voilà, due. E ne mettiamo una terza per chiudere il gioco, sempre quando vuoi. La vede? Lo facciamo lentamente. Due. Uno. Vai. Quanti erano le palline? Non ho finito. Quintana, setta. Siamo sicuri che erano tre? Ne mettiamo un'altra, la mettiamo qui bella al centro, la spostiamo e sempre allo stesso modo, la pallina la vede? Vedi, ci vuole un attimo. Sorto un dubbio, Leo, ma questo è tuo fratello? No. Dice che io assomiglio a lui, ma non vedo perché lui non dovrebbe assomigliare a me. Non pensi? C'è da dire che siamo stati anche fortunati a trovare Leo, perché qualcuno dice, voci di corridoio qui nel quartiere, circola la voce che qui non ti vedono più. Come mai? Chi troviamo qui? Se viene qualcuno a mangiare qui, adesso ci dirai anche l'indirizzo, il numero di telefono e l'osteria Antichi Sapori da Leo. Certamente. Chi trova solitamente qui? Chi trova? Devo smentire la voce di corridoio, perché è un dato di fatto che io ho mollato circa un anno fa, dopo 40 anni che mi occupo di questo gradevole lavoro, ed ho lasciato a mia figlia ed a una collaboratrice che ho da 15 anni. Certo, l'ho potuto fare perché so di essere in buone mani, diversamente dovrei rimboccarmi io le maniche. Sto molto volentieri a casa, senza fare nulla di che. Vabbè, anche perché l'età è quella che è. Senti, i riferimenti qui, chi vuole mangiare una norcina, una cacio e pepe, quello che abbiamo mangiato noi questa sera, deve venire all'Osteria Antichi Sapori da Leo in... Via Aurelia 366, al numero di telefono 0666 27014. Deve rispondere alla gradevole voce di Francesca, allora. Francesca o di Valentina, perché io le spiego, io ho mollato un anno fa quando mi sono accorto che a un dato momento la sera veniva la gente a cena qui, e quando si presenta un cliente ti porta lavoro, gratificazione e denaro. E io tutt'altro invece, come li vedevo dico, oddio, ma questi non c'hanno niente da fare per venire da Leo a mangiare, io dovrei andare via, a me non me va. A un certo punto mi sono chiesto da solo, questa Leo, televisione verità, è tutta verità, Leo, ma che stai dicendo? Mi sono autoconfessato da solo e mi sono autoeliminato da solo. Ecco.
Perfetto, allora, con l'autoeliminazione di Leo qui da Via Aurelia ti ringraziamo di tutto quanto, dell'ospitalità, anche della cena, perché ovviamente senza cena non saremmo mai venuti qui, no? Questo lo hai capito. Grazie a voi, con la speranza che siete rimasti soddisfatti per quel poco che avete mangiato. Quadriamo sempre la parte superiore, non il 20 litri, no, così come viene definito da Leo. Un ringraziamento ancora e appuntamento alla prossima.